Allora, per fotografia europea 2019 il paese ospite è il Giappone. In realtà quest'anno il paese ospite viene interpretato da varie voci, non solo da una, e sono voci sia giapponesi che non. In particolare abbiamo tre fotografi giapponesi che sono Kenta Kobayashi, Motoyuki Daifu e Ryuichi Ishikawa. Ma oltre a loro c'è la storia di Vittorio Mortarotti, che è una storia molto personale di un viaggio in Giappone fatto alla ricerca della fidanzata del fratello scomparso, oppure Pier Francesco Celada, un altro italiano che invece racconta un po' la sua visione del mondo del Giappone contemporaneo, e Pixi Liao, che è l'unica fotografa femmina che in realtà racconta il suo rapporto con il moroso giapponese, perché in realtà lei è cinese, e un po' le relazioni che intercorrono tra uomo e donna nella società orientale. E Kenta Kobayashi è il fotografo giapponese più giovane che abbiamo in mostra. E presenta un progetto che rivede un po' i suoi progetti precedenti e li deforma. La sua idea principale è quella che la fotografia non sia uno scatto che ferma un attimo, ma sia un link, un portale, un qualcosa che unisce due momenti temporali diversi. E in questo modo, nell'installazione che si è creata all'interno del corridoio maggiore dei Chiostri di San Pietro, si notano proprio come le fotografie a parete, le fotografie a terra creino una sorta di portale, una sorta di accesso da un posto a un altro. Oltre alle fotografie, Kenta è anche produttore di video che proprio dimostrano questa fluidità che ha per lui l'immagine fotografica. Motoyuki Daifu invece ci presenta un progetto molto più intimo, infatti le sue sono le 30 immagini della madre che sbuccia una cipolla. E sempre intimo è il progetto di Ryuichi Ishikawa, che però non è più intimo rispetto alla sua famiglia, lui fotografa le persone di Okinawa che vivono un po' ai margini e ci racconta soprattutto la storia di Mitsugu, un ragazzo che è costretto a lanciare le ceneri della madre in mare, in quanto per motivi diciamo familiari il padre si è dovuto risposare, quindi la madre non ha più una tomba in cui venire sepolta. E per questo motivo lui deve compiere questo viaggio, diciamo, di liberazione, ma anche un profondo distaccamento da questa madre a cui era molto affezionato per lasciare le ceneri nell'acqua. Pier Francesco Celada chiude questo tipo di quest'analisi sul Giappone con la sua visione soprattutto delle megalopoli giapponesi, in cui in realtà c'è un grandissimo inurbamento e quindi una ampia massa di persone, e però riflette sul fatto che molto spesso nel momento in cui ci sono tantissime persone, in realtà le persone si isolino sempre di più. Infatti in Giappone sappiamo che c'è il grande fenomeno degli hikikomori, quindi persone che vivono coscientemente in maniera isolata dagli altri. La domanda è, forse effettivamente quando le possibilità di connessione con l'altro sono ampissime, scegliamo di non connetterci con nessuno. Questo è un pochino quello che si presenta all'interno del primo piano dei Chiostri di San Pietro. Al piano terra continua questa collettiva espansa, il progetto di Justine Mart, che in realtà è una fotografa francese che però ha lavorato tantissimo in Giappone, soprattutto sul concetto di intelligenza artificiale.